Salve a tutti. A giorni si concluderà la prima fase della procedura di immissione ruolo da graduatorie di merito e da graduatorie ad esaurimento e si passerà alla tanto attesa seconda fase che prevede l'immissione ruolo dei docenti inseriti nella prima fascia delle GPS. Le graduatorie provinciali per le supplenze sono una vera novità nel panorama del sistema di reclutamento nella scuola pubblica italiana, introdotto lo scorso anno, che grazie al decreto legge Sostegni bis consentirà anche l'immissione ruolo degli aspiranti inseriti in prima fascia. In particolare, in sede di conversione del decreto legge, sono state in qualche modo modificate le condizioni, i requisiti per poter aspirare all'immissione al ruolo. Per quanto riguarda i posti comuni, quali requisiti sono richiesti naturalmente l'inserimento in prima fascia e l'aver prestato almeno 3 annualità di servizio su posto comune nella scuola statale negli ultimi 10 anni, si considererà anche l'anno in corso. Mentre per quanto riguarda il reclutamento sui posti di sostegno, sarà sufficiente essere inseriti in prima fascia ed essere in possesso del titolo di specializzazione su sostegno. Quindi sui posti che resideranno dopo la procedura di immissione in ruolo ordinaria si attingerà alla prima fascia delle GPS in favore dei docenti in possesso dei requisiti e verranno conferiti dapprima degli incarichi a tempo determinato. Il docente individuato durante l'anno di incarico svolgerà il periodo annuale di formazione e di prova, in esito al quale affronterà la prova disciplinare finale e il cui superamento consentirà la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Quindi il superamento della prova disciplinare finale determinerà l'immissione in ruolo. La normativa prevede che in caso di mancato superamento però della prova disciplinare non si potrà determinare la trasformazione dell'incarico in contratto a tempo indeterminato e lo stesso periodo di servizio sarà considerato come incarico a tempo determinato. Io vi ringrazio, vi saluto e vi invito a seguire la tecnica della scuola sul sito tecnicadellascuola.it sui canali social e vi auguro buone vacanze per rivederci a settembre. A presto.